il penultimo. Perché ormai ha imparato che bisogna essere un po' cauti. Prego, regia. E adesso cosa farò? So certo che morirò in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male. Lingua asciutta è partita, la tachicardia. Stiamo alla fine della sesta settimana, percepita 104esima, e il paese ormai è lacerato a tanto così dalla guerra civile, anzi da 10 guerre civili parallele e sovrapposte. Ovviamente la prima è quella tra i fedeli della clausura e il resto del mondo che ormai fa come cazzo gli pare. A me ormai c'è stanno amici miei che mi chiamano per dirmi: oh, ma stasera ci vieni dai Richietto, fa una cosa a casa sua per i 4 anni di Bobbo, il cane suo. E io dico: regà, no, non posso, c'è stata la quarantena. Madonna, ancora con la quarantena stai? Sveglia, cresci, il 900 è finito. A me sta cosa mi fa sentire un coglione, perché non capisco se c'ho ragione io o se sono l'ultimo giapponese che è rimasto nascosto nella giungla per 20 anni perché nessuno gli aveva detto che era finita la guerra. E sudarlo comunque te lavora dentro, te incattivisce e finisce che te guardi il bollettino delle 18 sperando che i contagi sono risaliti solo per potergli dire: vedi, se ne state voi che è colpa vostra della festa che ti hai fatto per quel cane di merda. Ma non lo puoi più fare questo, perché il bollettino non c'è sta più. Così facendo, alle 18 sono tornate l'orario da aperitivo e non più l'orario del beccamorto, segnando peraltro una grossa sconfitta culturale per noi della curva dei sociopatici. Comunque io sono carico del rancore, è vero, ma razionalmente lo so che non me la posso prendere con nessuno, perché mi pare evidente che le elite di questo paese convergono su un punto solo. Allora siamo tutti d'accordo, la buttiamo in caciara e famo che non ci si capisce in cazzo, ok? Quindi le riaperture le ha pescate nel mucchio un ragazzino bendato con 3 dita e sono uscite le librerie e i negozi di parrucche per funamboli. Ma bada che sti posti sono aperti, ma ci puoi andare solo se ci abiti a 200 metri, per cui se abiti in periferia questo decreto prende il caratteristico nome del decreto d'attacchi a cazzo. In tutto questo noi a Roma ci dicono di stare tombati dentro casa coi droidi che pattugliano le campagne alla ricerca del runner bastardo untore, e intanto in Lombardia dove hanno fatto un'operazione di ingegneria demografica che passerà alla storia come il grande sterminio dei vecchi del 2020, ancora in corso peraltro con i contagi che vanno avanti a 3 cifre, tutti i giorni il pupazzo cattivo di Sole Enigmista dice che bisogna riaprire tutto e che loro anzi riaprono pure prima dell'altro perché sono più fini del bigonzo. La soluzione c'è, la plebe va nel campo, l'industriale rimane in casa. Che tu pensi, vabbè, ma questo è un dramma della solitudine degli anziani, se non c'è sta uno che gli vuole bene, che gli dice: dai, attivo anche meno, passo profilo, così ci si scordano e non finiamo come andare in Berga. Ma pure là c'è sta un'altra guerra civile, perché loro dicono: non potete uscire panna scopata, dovete andare solo a lavorare. E un sacco di gente gli risponde: noi sui mezzi panna a lavorare se contagiamo, noi vogliamo uscire solo panna scopata. Ormai questo è Royal Rumble, quelli tombati a casa contro quelli che escono, contro i runner, contro i aperitivi, contro Confindustria, contro l'Ips, contro i droidi, contro le buste paga, contro il lavoro nero, contro le partite IVA. Ma come si fa a dire che andrà tutto bene in una crociata così? A meno che tu non sei uno che c'è pascoli che alleva le capre espiatorie, e allora probabilmente sì, ci fai il cash vero, perché se stiamo così adesso, quelle lì saranno i grandi protagonisti della fase 2, 3 e pure 4 se ci arriviamo. Grande applauso a Michele Rex, vero Calcare!